Stringere un rapporto ancora più forte tra scienza e protezione civile, ma soprattutto avviare un percorso di lungo periodo nelle relazioni tra la conoscenza scientifica e la decisione pubblica. È con questo spirito che la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ospita una summer school di 3 giorni sulla Evidence for Policy in Disaster Risk Management organizzata dal consorzio Civitas Soteria. L'evento coinvolge 70 tra esperti scientifici e decisori pubblici di tutti i paesi partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, nonché dalle istituzioni europee e dalle Nazioni Unite. Una serie di esercitazioni molto concrete, presentare delle situazioni, cercare di mettere a confronto gli scienziati con i politici per cercare di capire come ragionano l'uno e l'altro, quali sono le esigenze dell'uno e dell'altro, affinché possano meglio capire come interagire, perché ormai l'interazione è elemento fondamentale se vogliamo lavorare seriamente per la prevenzione e la gestione di disastri naturali. Gestione delle informazioni relative al cambiamento climatico, modelli previsionali, ruolo dei tecnici nel processo decisionale sono solo alcuni dei fondamentali temi trattati nella Summer School. In un momento come quello che stiamo vivendo ora nella nostra società, dopo la crisi pandemica, abbiamo certamente tutti capito che come far collaborare scienziati e politici è essenziale, come lavorare sulle evidenze disponibili, le evidenze scientifiche in modo da poter scegliere le migliori azioni per creare un impatto positivo è essenziale. Da molti anni il CNR è centro di competenza della protezione civile, sia nei periodi di emergenza che per il monitoraggio del territorio. Gli eventi di questo genere, sia per quanto riguarda la previsione che la modellazione, sia per quanto riguarda la risposta all'emergenza, si basano anche sui sensori e sulle misure precise, sia insomma tutti i rilievi che possono essere fatti via satellite, sia con le infrastrutture che sono sul territorio. Quindi le infrastrutture del CNR, che sono dedicate alla ricerca, funzionano anche in questo caso di appoggio alla pubblica amministrazione e in particolare alla protezione civile. La Summer School ha il supporto dello Union Civil Protection Knowledge Network. La prima giornata ha visto la partecipazione del capo di Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Dovremmo fare un salto in avanti, cioè non lavorare solo nel rapporto scienza-attività operativa, chiamiamola nel breve e medio termine, no? Previsione meteo, ciò che accade, ma qua si tratta di sfide climatiche, quindi sfide in cui il rapporto con la scienza è più a lungo termine. Quindi ragionare sul fatto che la scienza deve essere seguita, ragionata, anche con tutti i limiti che la stessa ci dà, sulle sfide future, che sono quelle che noi programmiamo per i prossimi anni. Le tematiche affrontate nella Summer School restano centrali nei programmi interdisciplinari della Scuola Sant'Anna.